La passeggiata d'inverno è un percorso nel cuore di Merano lungo il torrente Passirio che taglia in due la città prima di confluire nell'Adige. Di giorno il sentiero è baciato dal sole e protetto dal vento. Nonostante si sia in Alto Adige, le altissime vette che circondano la città tengono lontano il rigore dell'inverno alpino e così la passeggiata si immerge tra fichi d'India, bambù e palme. Alle 19 dell'8 febbraio 1996 il sole è già tramontato, ma Clorinda Cecchetti, segretaria scolastica di origini marchigiane, e Hans Otto Detmering, funzionario tedesco della Deutsche Bundesbank, hanno scelto comunque di passeggiare lungo il Passirio. La loro è una coppia matura di amanti. Clorinda ha infatti 50 anni, mentre Hans Otto, che è sposato ed è padre di due figli, ne ha 61. Clorinda e Hans stanno insieme ormai da 4 anni e le loro famiglie ne sono a conoscenza. A Merano sono arrivati il 3 febbraio per uno dei loro lunghi weekend d'amore. L'uomo è incantato dalla cittadina e tra non molto andrà in pensione. Per questo sogna, fantastica, progetta. Quel piccolo paradiso ordinato e incastonato tra le montagne potrebbe essere il luogo dove trasferirsi con Clorinda. In quella fine giornata d'inverno i lampioni sono già accesi e le ombre della coppia si allungano e accorciano giocando sul selciato. Hans e Clorinda sono soli lungo il sentiero fino a quando, in un punto più defilato, dal buio emerge la figura di un uomo vestito di nero, con un cappello in testa che lo rende irriconoscibile e uno zainetto dal quale sporge, non vista, un'arma. Quando viene aperto il fuoco, la prima a cadere è Clorinda. Un unico colpo mortale la raggiunge alla nuca. Hans lancia un grido, cerca di soccorrerla, ma un secondo colpo raggiunge anche lui alla testa. Prima di perdere i sensi, l'uomo riesce a trascinarsi verso la compagna e l'abbraccia, estremo gesto di protezione. Hans Otto Detmering spirerà all'ospedale di Merano il giorno dopo, il 9 febbraio 1996. Per la città altoatesina inizia così un mese di terrore. Sono Massimiliano Iattoni dalla Zen e questo è Dark Souls. Una serie comincia sempre da tre. Per definire un serial killer, infatti, gli omicidi devono essere sempre almeno tre. La polizia di Merano, nei primi giorni di indagine, non pensa dunque minimamente alla pista di un mostro. Anzi, si sospetta che il movente sia quello del denaro o della gelosia. Meno di 48 ore dopo l'omicidio, gli inquirenti scoprono che Hans Otto Detmering era disposto a spendere fino a 1 milione di marchi, 1.200.000.000 delle vecchie lire, per l'acquisto di una casa a Merano. Durante la vacanza, il funzionario della Bundesbank aveva preso contatti con lo Studio B, una solida agenzia immobiliare del centro altoatesino. E di quello stavano probabilmente parlando la sera, quando l'assassino, sbucato dall'ombra, aveva posto fine ai loro progetti, al loro amore, alle loro vite. Gli inquirenti sospettano che a ucciderli sia stato un killer professionista, assoldato proprio per toglierli di mezzo, forse dalla Germania. In verità, la moglie di Hans, Else Traut, aveva da tempo spento i fuochi della gelosia. La coppia viveva separata ormai da anni. Tuttavia, poteva serbare un sordo rancore verso un marito che l'aveva abbandonata per un'altra donna, portandosi via, tra l'altro, un bel mucchio di quattrini. Gli inquirenti, però, scoprono che la vedova e i figli hanno un alibi di ferro e al momento dell'omicidio si trovavano tutti in Germania. Allora si verificano i conti bancari della famiglia in cerca di strani movimenti di denaro, inutilmente. Un'altra pista è quella legata all'attività professionale di Hans. L'uomo trattava titoli a livello internazionale ed era un esperto informatico. Che fosse a conoscenza di segreti che qualcuno voleva mettere a tacere per sempre? Ma ogni domanda e i sospetti sulla vita privata delle vittime vengono bruscamente interrotti il giorno prima di San Valentino del 1996. Siamo nella frazione meranese di Sinigo, oggi del tutto inglobata nella città. Umberto Marchioro sta terminando una lunga giornata di lavoro nella sua stalla. Mentre sistema i bidoni del latte appena munto, viene raggiunto da un colpo di pistola alla testa. Berto, come lo chiamano tutti, muore sul colpo. L'omicidio però sembra così inverosimile che il medico, chiamato dall'anziana zia che gli aveva fatto da madre, aveva preso un grosso abbaglio, indicando la causa della morte in un infarto e il sangue sulla faccia la conseguenza della caduta.
ma il giorno di San Valentino, festa che il povero Berto, segnato da un leggero handicap, non aveva mai celebrato nella sua vita pacifica quanto solitaria, all'obitorio si scopre un foro sotto l'occhio destro del contadino. Dentro c'è un proiettile calibro 22, lo stesso del duplice omicidio di Hans e Clorinda, e identiche sono le modalità dell'esecuzione. Se a uccidere Hans, Clorinda e Berto è stata la stessa mano, allora le indagini cambiano piega, come racconta il colonnello dei carabinieri Quirino Longo al Corriere della Sera. Sì, cambia tutto, anche perché gli omicidi seriali, come dicevo, iniziano sempre da tre. Non resta allora che una sola pista, quella del maniaco. Intanto, agli investigatori di Merano si aggiungono la Criminal Pole e la speciale unità di analisi sul crimine violento, ribattezzata ormai Squadra Antimostro. In mano un'imbrogliatissima massa da dipanare. Rapporti apparenti tra le vittime non ve ne sono. Nulla sembra legare le vite di Hans e Clorinda con quella di Berto. Ma uno spiraglio si era aperto il 13 febbraio, il giorno prima dell'omicidio del contadino, quando gli inquirenti avevano interrogato Luca Nobile, in bianchino di 24 anni con problemi di droga, che aveva affermato di essere stato sulla passeggiata lungo il Passirio tra le 18.40 e le 19.30 dell'8 febbraio, nel momento esatto, cioè, dell'omicidio di Hans e Clorinda. Lui era lì a fumarsi uno spinello quando aveva notato un uomo vestito di scuro con uno zainetto sparare all'improvviso. Preso dal panico, Nobile era scappato per poi rivedere lo stesso soggetto addirittura in centro città, e lo aveva descritto come un uomo alto, di circa 30 anni, dai capelli neri e ricci, carnagione scura e guance scavate. Addosso un giubbotto di pelle nera, dello stesso colore dei jeans. Gli agenti avevano allora disegnato un identikit che si sarebbe rivelato inutile. Ma dopo l'omicidio di Berto, una coincidenza balza agli occhi degli inquirenti. Anche Luca Nobile è di Sinigo, come il povero contadino freddato con un colpo alla testa. Ben presto si scopre che il testimone dell'omicidio di Hans e Clorinda era nei pressi del maso di Berto il giorno in cui veniva ucciso. Il giovane nega di conoscere il contadino, ma una sua amica, sentita dai carabinieri, lo smentisce. La ragazza, convocata in caserma, è un fiume in piena. Racconta che Nobile conosceva e come il povero Berto, tanto che lo stesso in bianchino, in un'occasione, glielo aveva pure presentato. Inoltre la ragazza racconta di aver visto Nobile armeggiare con un'arma sottratta allo zio e a una sua domanda lui aveva spiegato che voleva usarla per procurarsi dell'eroina. Gli inquirenti hanno fretta di mettere le mani sul mostro e così il 22 febbraio Luca Nobile viene arrestato e il caso sembra essere chiuso. Merano tira finalmente un sospiro di sollievo. Questa brutta storia può essere archiviata e la cittadina può illudersi di tornare al suo vecchio tran tran. Il sabato sera seguente, tutte le televisioni, anche quelle di tante famiglie tedesche, sono sintonizzate sul primo canale per sentire Pippo Baudo annunciare il vincitore di Sanremo 1996. Ma la tranquillità di Merano è destinata a durare poco. Sono le 20.30 del 27 febbraio. Sono trascorsi 11 giorni dall'omicidio di Berto e solo 5 dall'arresto di Luca Nobile. Là dove i portici medievali di Merano si affacciano nella piazzetta del Duomo, un colpo echeggia sulla facciata della chiesa. A terra rimane il corpo di Paolo Vecchiolini, ragioniere di 36 anni, che pochi attimi prima stava passeggiando a braccetto della sua fidanzata Yvonne. La pallottola gli è stata sparata a bruciapelo all'orecchio destro. L'assassino ha poi ricaricato l'arma per uccidere anche la ragazza, ma Yvonne grida con tutta la forza di cui è capace, la forza della paura e della disperazione. Al killer, un uomo biondo, alto, vestito con una tuta scura ma con il solito zainetto, come lo descriverà Yvonne ai carabinieri, non resta che dileguarsi nella notte. Luca Nobile, 24 anni, si era presentato spontaneamente agli inquirenti dicendo di avere assistito all'omicidio sulle passeggiate e fornendo le indicazioni per questo identikit dell'assassino, del tutto inattendibile, come si vedrà. La scarcerazione, che forse rimedia ad un clamoroso errore, oggi pomeriggio. Dunque, Luca Nobile non è l'assassino. Si è rischiato un terribile errore giudiziario. Se il killer non fosse entrato nuovamente in azione, nessuno avrebbe scommesso sull'innocenza di Nobile. Agli agenti allora non resta che rimettersi al lavoro, setacciare palmo a palmo la cittadina, girare tutti i negozi mostrando il nuovo identikit tracciato dalla fidanzata di Vecchiolini. Fino al giorno in cui, il 29 febbraio, entrano nel negozio del barbiere Carl Daprà. L'uomo sbarra gli occhi davanti al disegno. «Siete sicuri sia lui l'assassino?» domanda incredulo. «Perché è un mio amico d'infanzia
e viene spesso qui a tagliarsi i capelli. Il suo nome è Ferdinand Gamper. Incomprensibilmente, gli inquirenti reagiscono con lentezza. Quando arrivano al maso di Gamper, in Val d'Ultimo, non trovano nessuno e così ci scappa un altro morto. Così viene trovato questa mattina dalla moglie Tullio Melchiori, 58 anni, contadino di Rifiano, un piccolo centro sopra Merano. Scatta subito l'allarme. Il timore che sia stato il serial killer che nelle ultime 3 settimane ha ucciso 4 persone è forte. La mattina del 1 marzo, nella frazione di Rifiano, villaggio di mezza montagna a 10 km da Bolzano, ad essere ucciso con uno sparo in fronte è Tullio Antonio Melchiorri, vicino di casa del contadino Ferdinand Gamper. La moglie di Melchiorri, Anne Marie, richiamata dallo sparo, corre verso la stalla. Sul viottolo incontra Gamper e in tedesco gli chiede cosa sia successo. L'uomo risponde con un'alzata di spalle mentre se ne va. La donna ancora non sa di essere stata risparmiata proprio perché parla tedesco. Trovato il corpo del marito, chiama il 118, che invia un'ambulanza e informa il maresciallo Guerrino Botte, che insieme ad alcuni carabinieri si reca al maso dei Melchiorri. Accanto al cadavere del muratore rinvengono 2 biglietti. Nel primo si inneggia la grande Germania, nel secondo solo poche parole di scherno rivolte proprio alle forze dell'ordine italiane. Anche questa volta siete arrivati troppo tardi. Intanto della vicenda si ciba la politica. Gli esponenti locali di Alleanza Nazionale soffiano sul fuoco del nazionalismo italiano. Siamo in Quaresima e le prediche dal pulpito tedesco invocano la serenità, ma il prete che accompagna l'addio di Paolo Vecchiolini fa balenare l'oscurantismo delle piccole patrie irredente. Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha presentato un ordine del giorno per resuscitare i vecchi nomi del Tirolo asburgico e cancellare i nomi italiani imposti prima da Giolitti e poi resi esclusivi dal fascismo che vietò il bilinguismo. Il febbraio 1996, macchiato dal sangue delle prime vittime del mostro di Merano, sta lasciando il posto a un marzo incandescente. Ferdinand Gamper è un pazzo psicolabile o è il frutto marcio di un'integrazione tra tedeschi e italiani mai del tutto riuscita? Il contadino e pastore dalla barba incolta non parla italiano, non lo ha mai imparato. Anzi, di più, lui odia l'Italia, nonostante in Italia ci sia nato nel 1957. Da tempo vive rintanato in un fienile, come anni prima aveva fatto suo padre, che aveva lasciato la famiglia per bivaccare tra stalle e rifugi di emergenza dopo che la moglie aveva perso tutto in un investimento finanziario azzardato. A Ferdinand, del resto, basta poco per vivere. A tenerlo in piedi è l'odio verso gli altri, verso un mondo popolato solo da nemici. A partire dal suo stesso padre, che aveva abusato di lui da bambino, e una madre che si era persa nei meandri della malattia mentale. L'odio in Ferdinand ha attecchito presto e negli anni è cresciuto. Prima aveva preso le forme di una marcata misoginia, poi si era incanalato verso la comunità italiana. Anche grazie ai contatti con Ein Tirol, gruppo terrorista di stampo neonazista e secessionista, attivo in Alto Adige fin dagli anni Ottanta. Gli omicidi, per Ferdinand Gamper, non sono dunque una gratificazione sessuale. Non vi è parafilia o feticismo nelle sue azioni criminali. In un certo senso, Gamper è quello che si dice un serial killer missionario, un freddo assassino che si muove nella convinzione di ripulire la società da una certa categoria di esseri umani, considerati impuri o inferiori, in questo caso ripulire il Sud Tirolo dalla presenza considerata infestante degli stranieri. Le sue vittime, infatti, sono tutte italiane, tranne Hans Otto, che era tedesco, ma che parlava in italiano con la sua Clorinda, e questo era bastato a Gamper per cadere in inganno. A pochi minuti dall'omicidio di Melchiorri, i carabinieri si avvicinano con circospezione al maso dove probabilmente si è asserragliato Gamper. Da una delle piccole finestre di legno, infatti, viene aperto immediatamente il fuoco. A cadere, colpito in pieno volto, è proprio il maresciallo Botte. Alle 9:20 arrivano anche gli uomini della Criminal Pol, che sparano a raffica per avvicinarsi al corpo del graduato. Alle 10:10 piombano in forze carabinieri e polizia. Solo a questo punto si riesce a soccorrere il maresciallo e portarlo in ospedale a Bolzano. A Guerrino Botte manca pochissimo la pensione, ma la pallottola lo ha raggiunto in un punto vitale e alle 14:30 i medici ne dichiarano il decesso.
Intanto, i carabinieri hanno portato i fumogeni, ne lanciano uno sul maso, che si conficca nel pagliaio e in un istante prende fuoco. Volute di fumo marrone e nero si alzano sulla valle. La scena pare quella di un film di guerra, tra spari, agenti in giubbotto antiproiettili acquattati nei frutteti e l'elicottero che sorvola la zona. Ormai, il mostro di Merano ha capito che è arrivato per lui il momento di uscire di scena nel modo più eclatante possibile. Rivolge verso di sé la carabina Magnum calibro 22 e si toglie la vita, esattamente come aveva fatto suo fratello 7 anni prima. In un angolo del maso, i carabinieri trovano l'ultimo biglietto in tedesco: meglio morto in Tirolo che affamato in Italia.